Non avevo mai incontrato Castel del Monte prima di venire per lavoro in Puglia e non ricordo di averne sentito parlare, nemmeno a scuola. Forse il giorno buono avevo marinato. Così feci di sicuro una brutta figura quando confessai al professor Vlora di non conoscere l'esistenza del castello. Ero stato incaricato di realizzare un programma di astronomia con la consulenza di Vlora e dei suoi collaboratori. E loro avevano insistito per riprendere alcune immagini a Castel del Monte, dove mi mostrarono alcuni particolari strani e interessanti. Mi sono trovato coinvolto in questo modo nelle vicende del castello. Tutto è cominciato con un sogno. Dall'alto guardavo con soddisfazione una costruzione appena terminata, lieto che essa fosse orientata secondo i punti cardinali e che le sue mura racchiudessero sale e corridoi le cui misure fossero determinate da eventi astronomici. Tuttavia avevo come una sensazione di incompletezza. Mancava qualcosa. Avrei voluto lasciare impresso in quelle pietre un messaggio, qualcosa che rimanesse lì per sempre. In quell'attimo ho pensato che forse anche Federico II, quando costruì quel meraviglioso ma strano castello dove tutto è ottagonale, avesse voluto lasciare qualcosa di scritto nelle pietre della costruzione. Dopo mesi di ricerche, crediamo di aver decifrato il messaggio di Federico, un messaggio che parla di conoscenza universale e che rimanda all'Egitto, alla grande piramide di Cheope. Sembra una cosa molto strana che un castello edificato attorno al 1240 d.C. possa rimandare indietro nel tempo di quasi 4.000 anni, fino al periodo dei faraoni e delle piramidi, cioè 2.700 anni prima di Cristo. È ancora più strano pensare che addirittura due monumenti quasi contemporanei fra di loro, attraverso un mutuo dialogo architettonico, rimandino concordemente alla piramide di Cheope. Non solo il castello pugliese, ma anche la magnifica cattedrale di Chartres, costruita poco prima di Castel del Monte, rinvia alla grande piramide. È come se un viaggiatore, partendo da Castel del Monte, arrivasse a Chartres, lì comprendesse il senso complessivo dei due monumenti e contemporaneamente lo scopo del suo itinerario. È un po' quello che è capitato a noi, prima a Castel del Monte, poi alla cattedrale di Chartres, abbiamo forse compreso il senso celato dalle due stupefacenti costruzioni. Il messaggio, un messaggio che alla fine ci è sembrato molto chiaro, ci suggeriva di andare in Egitto, di entrare senza indugi nella piramide di Cheope. Castello del Monte. Ci siete mai stati a Castel del Monte? Se non ci siete mai stati, dovreste andarci, ne vale la pena. I libri di scuola scrivono che Castel del Monte era uno dei castelli di caccia dell'imperatore Federico II di Svevia, grande appassionato di caccia col falcone. Eppure nel castello non ci sono locali per la servitù, per il seguito, per le attrezzature, per i cavalli. Il cortile è molto piccolo. Le stanze, 16 stanze trapezoidali, 8 al piano terreno, 8 al primo piano, sono tutte identiche e tutte inadatte alle esigenze della caccia. Il castello non è nemmeno una fortificazione di difesa. Ci sono 117 feritoie, ma da nessuna è possibile scagliare una sola freccia. Le scale delle torri si avvitano salendo in senso antiorario, mentre in ogni opera di difesa le scale si avvitano in senso orario, rendendo più difficoltosa la salita agli assalitori. E allora, che cos'è questo castello? Il visitatore, anche frettoloso, riceve una curiosa impressione. Sarebbe tentato di definirlo un labirinto, ma è un labirinto ben strano. Nei labirinti ci si perde perché non si conosce la posizione del centro e contemporaneamente si smarrisce la via per l'uscita. Invece, il centro geometrico di questo labirinto, costituito dal cortile interno, è facilmente localizzabile in ogni momento ed è ben visibile da ogni punto del castello. Anche l'uscita, del resto, è tutto sommato facile da ritrovare. Ma provate a passeggiare un po' in quelle 16 stanze tutte uguali e chiedetevi dopo qualche minuto in quale stanza vi trovate, se nella prima, nella seconda o in quale altra. Difficilmente potrete rispondervi. Il cortile, il centro, è di fronte a voi, ma voi non sapete dove vi trovate. In questo castello non è la meta ad essere sconosciuta, ma il percorso ad essere oscuro. E questo inedito labirinto procura una lieve vertigine.
Il castello si trova quasi esattamente allineato con la cattedrale di Chartres, una cittadina a pochi chilometri da Parigi, e con Gerusalemme, in Palestina. Inoltre, il luogo scelto da Federico II per costruire il suo castello così simile a un tempio, si trova esattamente a metà strada tra i meridiani passanti per Chartres e per la piramide di Cheope. Il sole, nel suo moto diurno, impiega un'ora per andare dalla Grande Piramide a Castel del Monte e ancora un'ora per andare da Castel del Monte alla Cattedrale di Chartres. Già il sole. Sembra che ci fosse molta familiarità tra il sole e gli abili costruttori medievali. A giudicare da Castel del Monte, essi conoscevano molto bene il moto apparente dell'astro nel corso dell'anno, oltre che la forma e le dimensioni della Terra. Le misure delle sale trapezoidali, del cortile interno, la collocazione di due muretti di recinzione oggi quasi del tutto scomparsi, sono proprio determinate dal Sole, che nei diversi giorni cruciali dell'anno astronomico proietta a mezzogiorno ombre più o meno lunghe. Così i giorni degli equinozi, il 21 marzo e il 23 settembre, l'ombra proiettata dalla parete sud del cortile interno va a coincidere con il margine del cortile stesso. Il 23 ottobre e il 20 febbraio, quando il Sole entra rispettivamente nelle costellazioni dello Scorpione e dei Pesci, l'ombra coincide con il margine esterno delle sale. Quando invece il Sole entra nell'Acquario e nel Sagittario, l'ombra coincide con la circonferenza che inscrive l'intero corpo di fabbrica. E infine, l'ombra proiettata il 23 dicembre, giorno del solstizio d'inverno, va a segnare la posizione della prima recinzione ottagonale, che una volta circondava l'intero castello. Questa recinzione è strutturalmente molto importante, perché l'arciconferenza costruita su di essa è lunga esattamente quanto il lato di base della piramide di Cheope, poco più di 232 metri. È come se Federico II, disegnando la pianta del suo ottagono di pietra, avesse intenzionalmente ripreso quella stessa misura antica di 4.000 anni e l'avesse posta a fondamento della sua costruzione. Il diametro di questa circonferenza misura 74 metri. Ricordate questa cifra, il 74, perché la incontreremo molte altre volte. Immaginate ora di tracciare due quadrati inclinati di 45 gradi l'uno rispetto all'altro e poi congiungete tra di loro gli incroci così determinatisi, a due contrapposti. Otterrete quattro rettangoli che, incrociandosi fra di loro, dettano tutte le strutture fondamentali del castello: il cortile, lo spessore dei muri interni e perimetrali, la forma delle sale e, con un gioco di linee, persino la forma e le dimensioni delle torri, considerate con le loro stesse zoccolature. Fino a qui niente di particolarmente difficile, ma si può continuare. Non solo una misura prelevata dalla piramide di Cheope fu posta a fondamento della struttura di Castel del Monte. La stessa immagine della piramide sembra celata ripetutamente e ostinatamente nel disegno della pianta. Prendete il punto d'incrocio tra uno degli assi del castello e il lato del quadrato iscritto nella nostra circonferenza guida e fate passare da questo punto due segmenti che partono dai vertici di uno dei rettangoli che disegnano il castello. Bene, questi due segmenti tagliano la circonferenza in altri due punti che determinano un triangolo. Questo triangolo riproduce in scala il profilo della grande piramide, con gli angoli alla base di 51 gradi e 48 primi. Una coincidenza? Forse. Ma altri fatti sembrano confermare una precisa volontà dell'artefice del castello. L'incrocio formato da due segmenti già utilizzati precedentemente per il disegno della pianta del castello sembra indicare la quota alla quale si colloca la nota Camera del Faraone, così chiamata per la presenza in loco di un sarcofago scoperchiato e vuoto. E ora, attenzione! Il giorno del solstizio estivo, nel momento in cui a Chartres sorge il sole, a Castel del Monte, dove un'ora è già passata dall'alba, l'ombra proiettata dalla cortina esterna nord va a indicare la quota alla quale la costruzione della piramide fu volutamente interrotta, forse per ragioni simbolico-religiose. E un'altra ombra è molto significativa. Quando a Chartres è il mezzodì del solstizio estivo, l'ombra a Castel del Monte cade in un punto della piramide che si colloca in scala a 74 metri dal suolo. Ecco nuovamente la cifra 74. Tra parentesi, se trasformiamo i 74 metri in cubiti sacri, una misura esoterica egiziana conosciuta solamente dai grandi sacerdoti, otterremo la cifra di 117. 117 è il numero delle feritoie presenti a Castel del Monte.
L'ipotesi che Castel del Monte in qualche modo nasconda un messaggio relativo alla piramide di Cheope fa riandare con occhi nuovi e più attenti a numerosi piccoli particolari che affollano il castello. Sono dettagli posti sotto lo sguardo di tutti, ma solamente quanto scoperto finora consente di metterli in relazione con la piramide e forse di interpretarli nella giusta maniera. La Torre del Falconiere, così chiamata perché è supposto che in essa fossero allevati i falconi con cui l'imperatore Svevo amava andare a caccia, ha una struttura molto particolare. La scala che conduce dal pian terreno al tetto del castello è interrotta e divisa in due tronconi, tanto che, per accedere alla rampa superiore, era indispensabile l'uso di scale di corda. La prima rampa, che conduce dal piano terra al primo piano, presenta 44 gradini, mentre la rampa superiore ne presenta solamente 11. Fra le due rampe c'è questo spazio vuoto decorato da una volta tripartita che reca tre costoloni, uno dei quali, stranamente, non è mai stato arricchito da alcuna decorazione. La sommità della piramide di Cheope, mai costruita, misura proprio 11,44 cubiti sacri. Un'altra coincidenza? Ma il gioco più sottile è quello che si determina nella Torre 7, detta dei Telamoni. La magnifica volta esapartita contiene una probabile allegoria del sistema solare, nella quale, con un anticipo di 300 anni circa su Copernico e di 400 su Galileo Galilei, si pone il Sole al centro dell'universo, con i sei pianeti allora conosciuti che gli ruotano attorno. Immediatamente sotto la volta, due feritoie, una aperta sulla faccia est e l'altra sulla faccia ovest della torre. Si guardano frontalmente e ognuna getta la propria luce sull'altra. È uno scambio di luce, quasi a voler indicare una dualità che emerge. Non esiste l'una se non esiste l'altra. Anche due rosoni sottostanti le feritoie, gli unici rosoni ad essere presenti in una torre, suggeriscono l'idea del doppio, unita a quella del ribaltamento. Entrambi i rosoni proiettano i loro coni di luce sulle pareti opposte e in tal modo, all'interno della torre, si formano quattro cerchi simmetrici di luce. I concetti di doppio e di ribaltamento potrebbero indicare che qualcosa nel castello debba essere considerato nel suo valore doppio e con un ribaltamento. Le 117 feritoie del castello, disposte sulle torri con un andamento irregolare, disordinato, apparentemente casuale, sono senz'altro strane per una costruzione nella quale ogni particolare è accuratamente collocato. Ma abbiamo provato a raddoppiare le loro tracce sulle pareti esterne di una torre, invertendole specularmente. Ed ecco che compaiono delle strane mappe. Non abbiamo individuato in esse alcun significato, ma c'è la sensazione che quei segni vogliano comunicare qualcosa tramite un codice ancora ignoto. Probabilmente il mistero più affascinante del castello risiede proprio in queste 117 feritoie, piccole e discrete, che si rendono visibili solo a poca distanza dal castello, in questi segni che, muti da secoli, attendono di narrare. Mentre siamo in volo verso sud, verso il Cairo, la nostra storia deve spostarsi per un poco al nord, nelle vicinanze di Parigi. Ricordate la simmetria longitudinale tra il castello, la piramide e la cattedrale di Chartres? Tutto sembra implicare nella vicenda del castello e della piramide anche la cattedrale francese. In primo luogo, il castello e la cattedrale sono pressoché contemporanei, entrambi costruiti nella prima metà del XIII secolo. In secondo luogo, molti particolari della cattedrale, seletti attraverso le chiavi di interpretazione fornite da Castel del Monte, assumono un chiaro significato. La più grande cattedrale di Francia si staglia nel cielo già da lontano, con i suoi campanili aguzzi e la sua imponente massa armoniosa. Le facciate della cattedrale, che è uno dei massimi esempi di gotico sacro, sono magnificamente arricchite da statue e colonne che rappresentano profeti, apostoli, santi, quasi a narrare la storia sacra al visitatore, così come all'interno gli splendidi rosoni che diffondono una luce tenue e soffusa. Un esame delle caratteristiche strutturali evidenzia come gli stessi numeri già ritrovati a Castel del Monte siano anche alla base della cattedrale. Il coro è lungo 37 metri, cioè la metà del nostro onnipresente 74. La navata è naturalmente di 74 metri,
e così pure il transetto, se misurato da un portico all'altro. Se si assume tale misura come una base di piramide, è possibile riconoscere almeno due profili piramidali all'interno della pianta della cattedrale. Il primo, che dall'asse centrale del transetto porta il vertice alla curvatura del coro, tenendo conto della sommità mai costruita della grande piramide. Il secondo, che dall'asse orientale del transetto porta il vertice esattamente al cosiddetto labirinto, un disegno ad andamento tortuoso collocato sul pavimento della navata e inscritto in una circonferenza. Dalla parte interna del coro, alla soglia del portale reale, si misurano 111 metri. Se tale lunghezza si assume pari all'altezza della piramide, c'è una particolare pietra bianca, collocata sul braccio meridionale del transetto, che viene illuminata da un raggio di sole a mezzogiorno del solstizio d'estate. La pietra bianca indica ancora una volta, in proporzione, la quota di 74 metri. Da un volume pubblicato a Milano nel 1928. Come riuscirono gli egizi a costruire queste immense moli di blocchi enormi? Lavoro senza fine, pazienza senza fine e tempo quasi senza fine. Chi non credesse a questa semplice spiegazione, vada a passare una settimana in qualche località dell'Egitto in cui siano in corso degli scavi e vedrà massi grandi come quelli delle piramidi smossi con gli stessi mezzi primitivi. Quando l'archeologo Reisner lavorava alla terza piramide di Giza, 30 dei suoi braccianti arabi in poche settimane rimossero dall'area del tempio oltre 400 blocchi di granito caduti dal rivestimento della piramide, di peso variabile fra 1 e 7 tonnellate. Non usavano altri macchinari che leve, funi e rulli, sui quali facevano scorrere due telai improvvisati, di grosse travi. E dicevano, se qualcuno ce lo ordinasse, si costruirebbe anche una piramide. La visita dell'interno della piramide di Cheope fa una grande impressione. Il buio più profondo, il silenzio più misterioso, l'idea che sopra ed intorno e sotto di noi ci sono blocchi massicci di granito lavorati e collocati dalla mano di uomini morti ormai da tanti secoli. Il pensiero che uno degli uomini più potenti della storia passò un giorno dove ora si passa noi per andare a vedere il luogo dove contava di riposare per l'eternità sotto la gigantesca mole. Tutto concorre a fare della grande piramide il più misterioso e il più solenne di tutti gli antichi monumenti della Valle del Nilo. La piramide è orientata con una stupefacente precisione rispetto ai punti cardinali e il suo ingresso è collocato sulla faccia rivolta a nord. Nelle notti invernali del terzo millennio avanti Cristo, guardando la piramide da una distanza di 111 cubiti sacri, il sacerdote egizio ammirava l'imponente massa della costruzione sacra a cui mancava il vertice, ma sul cui spigolo si collocava la stella più brillante del cielo boreale, la stella Sirio, che fu un simbolo importante per la religione dell'antico Egitto, tanto da essere appellata la stella del Nilo, ovvero la stella di Iside.
Il lato di base misura 232,434 metri, pari a 444 cubiti egizi. Se esprimiamo questa misura in cubiti sacri, cioè nell'unità di misura probabilmente segreta usata dai sacerdoti del Tempio, otteniamo la cifra 365, pari ai giorni dell'anno. Anche il perimetro di base, se viene espresso in pollici piramidali, sotto multipli dei cubiti sacri, contiene la stessa cifra, 365. A questo punto occorre avvicinarsi maggiormente alla logica matematica dell'antico sacerdote egizio. Su un sarcofago esposto al Museo Egizio del Cairo si legge un'iscrizione. Dio dice: io sono uno che si trasforma in due. Io sono due che si trasforma in quattro. Io sono quattro che si trasforma in otto. Poi torno ad essere uno, Dio. Molti testi riferiscono la teoria cosmogonica relativa alla città degli otto, ossia ad un alto consesso di dei, a capo del quale era Ra, il dio sole. Ma, stranamente, gli dei inclusi sono, per tutti gli autori, sempre 15. 15 è il totale della somma fra 1, 2, 4 e 8. Quindi, a volte, l'egiziano si esprimeva attraverso una matematica esoterica, sommando le cifre fra loro. Ripercorrendo con lo stesso metodo alcune misure già note, emerge più volte la cifra 111. Quella strana cifra già ritrovata nella cattedrale di Chartres, i cui due terzi sono la cifra guida di tutta la nostra ricerca, il 74. Dopo questa intuizione, è stato un susseguirsi di strabilianti scoperte. L'architetto della piramide non fece altro che disegnare una circonferenza e due diametri perpendicolari. Staccando su uno di essi la misura di 111 cubiti egizi, ebbe con una sola linea il profilo della piramide. È così che si potrebbe spiegare come l'angolo di base non sia un valore intero, ma 51 gradi, 48 primi e 12 secondi. Anche per disegnare i locali interni, l'artefice seguì un procedimento geometrico. Egli inscrisse nella circonferenza due pentagoni regolari e, partendo dagli incroci formati dalle diagonali, misurando 111 cubiti sacri, giunse a collocare i vari corridoi e camere oggi conosciuti. Ma cosa avviene alla famosa quota di 74 metri, la quota indicata con tanta ostinazione da Castel del Monte e dalla cattedrale di Chartres? Anche questa volta la cifra 111 risolve il caso. Misurando, questa volta a partire dai vertici dei pentagoni, si individua con precisione il profilo di una camera posta sull'asse verticale della piramide, ad un'altezza dal suolo di 74 metri. Questa camera ancora inviolata, che custodisce forse il mistero della sepoltura del faraone Cheope, è probabilmente il segreto che viene sussurrato a bassa voce, ma con grande determinazione, dalle pietre di un castello e di una cattedrale medievali. Beh, alla vigilia della prova conclusiva del nostro soggiorno riguardante la spedizione scientifica, ci si avvia con la serenità, direi, tipica dello sperimentatore. Le premesse sono buone, direi, nel senso che le metodologie di approccio si sono rivelate valide, cioè abbiamo sperimentato in questi giorni lungamente sulla piramide e nell'interno le tecniche con gli ultrasuoni, abbiamo visto quali possono essere le risposte della sismica rifrazione su zone che già si conoscevano come sede di corridoi o camere giacenti nell'interno della piramide stessa, e quindi adesso ci avviamo a sperimentare nelle zone che i colleghi mi hanno indicato quelle che possono essere le risposte che queste tecniche ci consentono di avere. Ora si tratta di accertare se gli indizi che si sono avuti sono delle reali prove dell'esistenza di quella che è la stanza dove si dice possa essere stato sepolto il faraone. Naturalmente, anche se avremo dei risultati che possono far ben sperare, non possiamo considerare i risultati stessi come una prova definitiva,
perché a mio parere bisognerà che altri tipi di indagini, tipo ad esempio quelli con il georadar, possano metterci in condizioni di chiarire questo complesso problema che da millenni si cerca di portare alla luce. Siamo arrivati anche ai piedi delle piramidi, piramidi che a noi è sembrato di essere riusciti a leggere, a capire, e finalmente siamo in procinto di verificare le nostre ipotesi. Gli strumenti forse ci daranno ragione, gli strumenti forse non potranno dare una risposta. Certo che non è senza emozione che ci accingiamo a quest'ultima verifica sul luogo, su quei luoghi che da millenni attendono di essere compresi. Comunicato ANSA. Sul fianco nord della piramide di Cheope, alla quota prevista dalle nostre rilevazioni, abbiamo trovato conferma dell'esistenza di un vuoto interno che coincide con l'ipotesi di corridoi diretti alla famosa cella segreta del faraone. Occorrerà evidentemente una seconda campagna scientifica per aggiungere elementi di certezza ai dati che abbiamo rilevato. Lavoro senza fine, pazienza senza fine, tempo senza fine. E ciò che davvero conta non è lo scopo, ma la strada che si percorre per raggiungerlo. Perché il centro del labirinto è meno importante del percorso che gli si dipana intorno. Perché è durante il viaggio che si apprende molto più di quello che si apprende una volta arrivati a destinazione. Ed è sulla strada, incontrando gli altri uomini, che si ha modo di imparare e di praticare quel rispetto universale e di accedere a quella conoscenza universale che già furono cari a Federico II di Svevia e che alla fin fine sono il più profondo messaggio delle ombre e della luce di Castel del Monte. We'll be right back.
venero quello che voi venerate, né voi venerate quello che io venero.